Imitazione di Cristo, Libro primo, Capitolo ventiduesimo. Prima parte. La meditazione della miseria umana. Dovunque tu sia e dovunque ti volga, sei sempre misera cosa, a meno che tu non ti volga tutto Dio. Perché resti turbato quando le cose non vanno secondo la tua volontà e il tuo desiderio? Chi è colui che tutto ha secondo il suo beneplacito? Non io, non tu, né alcun altro su questa terra. Non c'è persona al mondo, anche se un re o un papa, che non abbia qualche tribolazione o afflizione. E chi è dunque che ha la parte migliore? Senza dubbio, colui che è capace di sopportare qualche male per amore di Dio. Dice molta gente, debole e malata nello spirito: guarda che vita beata conduce quel tale, com'è ricco e grande, com'è potente e com'è salito in alto. Ma se poni mente ai beni eterni, vedrai che tutte queste cose passeggere sono nulla, anzi qualcosa di molto insicuro e particolarmente gravoso, giacché le cose temporali non si possono avere senza preoccupazioni e paure. Per la felicità non occorre che l'uomo possieda beni terreni in sovrabbondanza, basta averne una modesta quantità, giacché la vita di quaggiù è veramente una misera cosa. Quanto più uno desidera elevarsi spiritualmente, tanto più la vita presente gli appare amara, perché constata pienamente le deficienze dovute alla corrotta natura umana. Invero mangiare, bere, star sveglio, dormire, riposare, lavorare e dover soggiacere alle altre necessità che ci impone la nostra natura. Tutto ciò in realtà è una miseria grande e un dolore per l'uomo religioso, il quale amerebbe essere sciolto e libero da ogni peccato. In effetti l'uomo, che vive interiormente, si sente schiacciato, come sotto un peso, dalle esigenze materiali di questo mondo, ed è perciò che il profeta prega fervorosamente di essere liberato, dicendo: Signore, toglimi da queste necessità.